Ciao a tutti, bentrovati sul canale. Oggi vediamo la vita di Mary Ingalls alla scuola per ciechi. Vinton, Iowa, è sede dell'Iowa Braille School, la scuola frequentata da Mary Ingalls. Laura menziona spesso questa scuola nei successivi libri di Little House e fa riferimento ad alcune delle abilità che Mary ha imparato lì, come il pianoforte, le perline, l'uso di una guida alla scrittura in modo da poter scrivere lettere a casa della famiglia. I campioni di perline di Mary sono esposti nella casa di Ingalls a Des Moines, nel Sud Dakota. Oggi approfondiremo la figura della sorella maggiore di Laura, in particolare dopo la sua cecità. Cominciamo. Mary Amelia Ingalls è nata a Pepin County, nel Wisconsin, il 10 gennaio 1865, quindi aveva 2 anni più di Laura. Suo padre era Charles Ingalls, un agricoltore pioniere che successivamente si è trasferito a Des Moines, nella contea di Kingsbury, del Sud Dakota. Mary è diventata completamente cieca all'età di 14 anni. La causa di ciò era stato classificato come febbre cerebrale, un termine generico usato per comprendere un arco di malattie. Alcuni ipotizzano che fosse in realtà la scarlattina a causare la cecità di Mary, come si dice nella serie TV. Il 23 novembre 1881, all'età di 16 anni, Mary Ingalls fu iscritta all'Iowa College for the Blind. Dopo che Mary divenne cieca, la giovane Laura passò molte ore a leggerle ad alta voce e l'aiutò a memorizzare ciò che era considerato materiale importante per la sua cultura, dal momento che non c'erano scuole per non vedenti nel Dakota del Sud. E fu presa quindi la decisione di mandare Mary alla scuola in Iowa, che era stata loro indirizzata da un missionario itinerante. Vivere era una lotta costante per la famiglia Ingalls, i soldi erano scarsi a causa di fallimenti e malattie del raccolto. Laura ha contribuito a fornire le lezioni necessarie per Mary, imbastendo camicie per un totale di 25 centesimi per una giornata lavorativa di 12 ore. L'adattabilità della famiglia si può notare nel fatto che, sebbene i Merli abbiano devastato le culture familiari, Mary e i suoi genitori mangiarono Merli fritti durante il loro lungo viaggio in treno per Vinton. I nuovi studenti della scuola venivano accolti nell'edificio principale attraverso una porta sul retro che era vicino a un salotto confortevole e ben illuminato usato dal preside. Dopo la conferenza con i signori Carothers, i nuovi studenti venivano presentati a Lorana Mattis, l'insegnante cieco molto competente, i cui modi calmi e amichevoli li mettevano presto a loro agio. I genitori venivano incoraggiati a rimanere col loro bambino nei primi giorni di scuola fino a quando il bambino non iniziava a familiarizzare con i nuovi dintorni. Quando Mary si iscrisse, aveva in 12 anni i risultati accademici di Mary erano. Aveva 12 anni. I risultati accademici di Mary erano eccezionalmente alti e la sua esibizione in musica era considerata al di sopra della media. Le annotazioni che troviamo nei registri dell'istituto indicano che Mary era assente durante l'anno scolastico 1887-1888 a causa di malattie o per mancanza di fondi, anche se questo non è chiaro. Apparentemente non ebbe problemi con la nuova scuola grazie alla sua innata abilità e alla sua fame di apprendimento, così come nell'atteggiamento positivo per l'educazione che faceva parte del suo retaggio familiare. Le materie del liceo che Mary studiava erano a livello universitario, un piano rigidamente rafforzato dal signor McCune, l'amministratore principale. Tra le materie da studiare richieste a Mary includeva cucito, perline, lavori a maglia e lavori generali, probabilmente amache e legatura a rete. Tutte le ragazze dovevano trascorrere un'ora al giorno con l'insegnante di cucito, di solito frequentavano la scuola per 6 anni. Un riferimento del signor McCune affermava che l'insegnante impaziente era fuori posto in una classe del genere, perché gli studenti trascorrevano spesso 6 mesi a imparare a filare un ago o le perline. Mary fu veloce ad imparare le nuove abilità e quando tornò a casa dopo il suo primo anno, la sua famiglia fu sbalordita dai suoi bellissimi lavori con le perline. McCune era innovativo per il suo tempo per quanto riguarda la socializzazione di ragazzi e ragazze. Sotto l'amministratore precedente, i ragazzi e le ragazze erano strettamente controllati. Sebbene frequentassero le stesse lezioni, fu loro richiesto di sedersi ai lati opposti della classe e tutte le conversazioni furono proibite. Tale rigore ha spesso portato a un incontro clandestino tra gli studenti più grandi. McCune, d'altra parte, credeva che fosse più normale per i due sessi conoscersi. Agli studenti non era ancora permesso mescolarsi durante l'orario scolastico, ma era permesso conoscersi e mescolarsi durante feste.
i lavori in commissione e in società e occasionalmente nel parco giochi. Tutte le interazioni sociali, in ogni caso, venivano eseguite sotto la stretta supervisione di un ufficiale di dormitorio o di un insegnante. Molte amicizie profonde si sono sviluppate attraverso le attività sociali pianificate, alcune delle quali hanno portato al matrimonio dopo la laurea. Mary, tuttavia, non si è mai sposata, contrariamente a quanto si dice nella serie. Le esercitazioni antincendio si tenevano periodicamente mentre Mary era a scuola. Tutti dovevano uscire e liberare l'edificio entro 3 minuti dal suono dell'allarme antincendio. La maggior parte delle stanze degli studenti era arredata con due letti con due studenti assegnati a ciascun letto. La biancheria da letto veniva solitamente cambiata settimanalmente. Gli studenti più anziani potevano scegliere i loro compagni di letto e dovevano occuparsi del loro alloggio con le matrone che intervenivano ogni volta che era necessario un aiuto o una guida. Tutti gli studenti dovevano cambiarsi d'abito una volta alla settimana e fare il bagno ogni sabato. A ogni individuo veniva assegnato un tempo di mezz'ora per ciascuno di essi. Gli insegnanti sorvegliavano e assistevano al bagno dei bambini più piccoli o anche con gli studenti più grandi che erano incuranti dello svolgimento dei requisiti della balneazione. I pasti durante il periodo in cui Mary ha frequentato l'istituto erano semplici ma adeguati con un menù settimanale. Di solito il signor McCune e una governante erano presenti a ogni pasto. Le ragazze sedevano da un lato della sala da pranzo e i ragazzi dall'altra, con 16 studenti per ogni tavolo. Precedendo ogni pasto si diceva la benedizione. Ogni gruppo di tavoli era responsabile di mantenere il proprio tavolo pulito e ordinato. Le dita unte non erano tollerate, ci si aspettava che ogni studente usasse una fetta di pane per aiutarsi a localizzare il cibo e prevenire le fuoriuscite dal piatto. I registri scolastici mostrano che Mary Ingalls non ebbe mai un problema di comportamento. All'epoca le misure disciplinari erano spesso necessarie, ma la punizione corporale non era permessa. Mary si laureò all'età di 24 anni nel giugno 1889 e la sua classe di laurea era composta da 5 femmine e 3 maschi. Si laureò con un saggio di Robert Burns intitolato By Dawi e Dinawiri. Dopo la laurea, Mary trascorse la maggior parte della sua vita rimanente nella casa di famiglia Des Smet nel Sud Dakota. Mary e sua madre erano molto attive nella chiesa e Mary insegnava nelle classi della scuola domenicale. Quando sua madre morì nel 1924, Mary visse per un breve periodo con sua sorella Grace, la sua casa era vicino a Des Smet, e più tardi andò a vivere con la sorella Carrie a Kingston, nel Sud Dakota. Il 20 ottobre 1928, all'età di 63 anni, Mary morì di polmonite e fu sepolta nel terreno di famiglia vicino a Des Smet. Non visse abbastanza a lungo da sapere che sua sorella, Laura Ingalls Wilder, avrebbe immortalato la famiglia attraverso la stesura di libri della Little House. Bene, amici, spero che il video vi sia piaciuto. Oggi grazie per la visione, a presto. Ciao.